Amici del capoluogo, un saluto. Siamo in collegamento con il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, per la nostra consueta intervista di fine anno. Innanzitutto lo salutiamo. Ben ritrovato, sindaco. Ciao Christine, un saluto alla redazione e a tutti i lettori e videolettori del Capoluogo. I videolettori, esatto, come diciamo sempre, il sindaco è in collegamento. L'intervista, tra l'altro, come lo scorso anno, sempre via Skype. Questa volta, ovviamente, per forza di cose, lo sapete, il sindaco ha annunciato la sua positività al Covid-19 sui suoi canali social ufficiali. Non possiamo non incominciare in questo modo. Sindaco, come sta? Io sto benissimo, sta bene anche mia moglie che è risultata positiva come me, i bimbi sono negativi, anche loro stanno bene. Ci fa piacere, ovviamente auguriamo a tutti. Sì, prego, sindaco. È l'effetto del vaccino, è quello che io ripeto continuamente. Bisognerebbe introdurre l'obbligo vaccinale per far sì che questa malattia diventi come una normale malattia che attacca le persone sane senza lasciare strascichi, in questo modo metteremo anche al sicuro le persone più fragili, i nostri genitori, i nostri nonni e tutti quelli che hanno maggiori difficoltà dal punto di vista fisico e sanitario. Assolutamente, avremo modo di parlarne proprio nel corso dell'intervista. Ovviamente noi le auguriamo e auguriamo a tutti una pronta guarigione e cominciamo proprio dall'aperitivo della vigilia, sindaco. Dopo lo stop forzato causa pandemia, quest'anno l'aperitivo della vigilia si farà. Ovviamente ci sono state delle discussioni, dei confronti in proposito, c'è stato un tavolo tecnico in prefettura con le disposizioni conseguenti. Lei ha firmato un'ordinanza limitando la vendita e il consumo delle bevande alcoliche, o nelle strade, nelle vie del centro storico in cui solitamente si svolge il tradizionale aperitivo caro a tantissimi aquilani e non solo, e ovviamente l'obbligo di indossare le mascherine all'aperto. Quindi, sindaco, quest'anno sì all'aperitivo della vigilia, ma ovviamente salvaguardando per quanto possibile le condizioni di sicurezza. Ma sì, quando si amministra e si fanno delle scelte, bisogna sempre tenere presente un principio, che è il principio della proporzionalità dei provvedimenti che si assumono e anche l'equilibrio che ci vuole in questi casi. Noi qui dovevamo tenere, diciamo, insieme tre, un'esigenza, che è quella degli esercenti, dei commercianti, di poter fare il proprio lavoro. E si sa che soprattutto in questi giorni gli incassi sono un po' più sostanziosi e magari servono anche a recuperare i mancati introiti dei mesi precedenti e con tutte le conseguenze del caso, a pagare qualche bolletta, a pagare le tredicesime dei dipendenti. Dall'altro c'era l'esigenza altrettanto sacrosanta, che è quella della salvaguardia della sanità pubblica. E il terzo è anche quello di non comprimere le libertà individuali, perché ricordo che siamo in zona bianca e ricordo anche che non spetta al sindaco imporre coprifuochi per la cittadinanza. Queste sono decisioni che possono prendere solamente le autorità governative. E allora c'è un punto di equilibrio che è quello di far fare l'aperitivo, di consentire agli esercenti e ai commercianti di svolgere il proprio lavoro, la propria attività e ai cittadini, perché poi la stragrande maggioranza dei cittadini fa l'aperitivo, si diverte e non ha eccessi, di poter vivere serenamente questo appuntamento. Che cosa abbiamo deciso? Per cui, d'accordo con l'ASL, con le associazioni di categoria, con il tavolo tecnico coordinato dal prefetto e quindi con le forze dell'ordine, di fare una via di mezzo, per modo di dire. In questo senso, l'aperitivo sì, da un certo punto in poi noi sappiamo che gli eventi un po' degeneravano e quindi abbiamo detto fino alle 3 si fa somministrazione nel modo classico, si può anche consumare per strada. Dalle 15 in poi non si fa somministrazione di bevande alcoliche all'esterno, neanche ai tavoli,
non si può fare l'asporto, non si può fare il bottiglione, si può servire solamente ai tavoli secondo le regole consuete che garantiscono il distanziamento, il rispetto delle norme, le verifiche dei Green Pass, eccetera, eccetera, tutto quello che sappiamo. Naturalmente in questo modo viene fatta salva anche tutta l'attività che svolgono le enoteche, i negozi, i ristoranti, perché non è che possiamo impedire a un cittadino che vuole andare in enoteca a comprare una bottiglia di vino per il cenone di andarci, così come non possiamo impedire ai ristoranti di rimanere aperti, così come ai bar che magari non subiscono questo afflusso massiccio. È una posizione che naturalmente poi ci sono quelli che dicono che bisognava blindare tutto, quelli che dicono che bisognava invece lasciare tutto aperto, che da un lato ci sono le esigenze sanitarie, dall'altro quelle dell'economia. Noi abbiamo trovato questo punto d'incontro che secondo me consente ad ogni pezzo di questo sistema di essere soddisfatto senza eccessi. E sindaco, continuiamo a parlare di Covid-19 perché sicuramente veniamo da 2 anni difficili e complicati e anche il 2022 sarà inevitabilmente segnato comunque dalla pandemia e quindi dagli effetti del Covid-19. Sul territorio regionale in queste settimane stiamo assistendo comunque purtroppo ad una ripresa dei casi, lo vediamo anche dai bollettini che arrivano quotidianamente, quindi insomma un aumento che non può non preoccupare, però dobbiamo anche fare un'osservazione, ovvero quella che le strutture ospedaliere sono sicuramente più pronte e preparate rispetto a, ad esempio, allo scorso anno quando ci trovavamo ad affrontare l'ennesima ondata Covid-19 proprio alla vigilia del Natale. Ecco, da questo punto di vista invece l'Aquila come città è pronta? Ma l'Aquila come città continua a fare il suo dovere. Fra l'altro abbiamo introdotto l'obbligo delle mascherine, credo che adesso anche il governo prenderà provvedimenti in tal senso. Noi dobbiamo sempre ricordarci da dove siamo partiti e dobbiamo ricordarci anche che l'anno scorso, per esempio, non c'erano i vaccini, o perlomeno la campagna di vaccinazione riguardava una piccolissima fetta di popolazione specifica, che erano in particolar modo le forze dell'ordine e gli operatori sanitari. Certo. Non è un caso che oggi, rispetto ad un anno fa, il grado di occupazione delle terapie intensive sia nettamente inferiore, credo che siamo a meno di un terzo, che anche i ricoveri in area medica sono molto molto inferiori. Naturalmente questo non significa che il Covid va sottovalutato, perché il Covid esiste nelle sue varianti, può fare male, ma sappiamo che può fare male soprattutto a chi da un lato non si vaccina e dall'altro chi ha comportamenti e atteggiamenti poco responsabili. Dobbiamo imparare a convivere col Covid, perché non possiamo debellarlo in poco tempo. È come tutte le altre malattie. Un conto è che aggrediscono un corpo indifeso, un conto è che aggrediscono un corpo che invece si è munito dei necessari anticorpi, delle necessarie difese immunitarie. L'Aquila è pronta, sì, nel senso che l'Aquila fa il suo dovere, noi abbiamo costantemente tavoli di confronto con le aziende, con l'azienda sanitaria locale, sempre questo coordinato dal prefetto. Ci siamo messi in regola per quanto riguarda i trasporti, per quanto riguarda gli spazi destinati ai ragazzi, alle ragazze e ragazzi delle nostre scuole. Come noto abbiamo messo a disposizione a suo tempo, poi seguiti nell'esempio anche dall'ente scuola edile, spazi per fare le vaccinazioni. Il sistema sanitario, pur tra mille difficoltà, continua a lavorare incessantemente. Non è un caso che ci sarà attività di vaccinazione il 24 mattina, quindi alla vigilia, il 26 mattina, addirittura in un giorno festivo. Questa è una macchina che non si è mai fermata. Abbiamo organizzato le vaccinazioni a domicilio per i piccoli comuni, per raggiungere anche la popolazione delle aree cosiddette marginali. Poi molto lo fanno i comportamenti individuali e la responsabilità e il rispetto delle norme, perché non possiamo certamente militarizzare la città, pensare di presidiare
ogni angolo, ogni vicolo, ogni piazza, ogni strada per stare lì con il fucile spianato a richiamare all'ordine una popolazione che è anche molto stanca delle misure di contenimento e che è residente sul territorio di 480 km quadrati, non lo dobbiamo mai dimenticare. Certo, Sindaco, strettamente legato al tema Covid ovviamente è quello della ripartenza. La vera sfida probabilmente inizia adesso, inizia con le risorse importanti destinate comunque dall'Unione Europea, le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il PNRR. Per l'Aquila in particolare penso a progetti importanti anche per lo sviluppo dell'Aquila città-territorio, quali ad esempio il Centro di Formazione del Servizio Civile e la Scuola di Formazione della pubblica amministrazione, che tra l'altro si vanno ad aggiungere ad altre progettazioni importanti che il comune aveva già avviato, e penso ad esempio alla Scuola Nazionale di Formazione dei Vigili del Fuoco, perché sta procedendo appunto l'iter progettuale, come noi raccontiamo puntualmente sulle pagine del nostro giornale. Ecco, quindi risorse sicuramente importantissime, tanti parlano di una sfida da non perdere e dell'ultima possibilità per sul fronte sviluppo in generale per il paese e quindi per l'Italia. L'Aquila che obiettivi può raggiungere grazie a questi finanziamenti? Allora, intanto l'Aquila ha un'opportunità moltiplicata per quattro, perché l'Aquila non soltanto partecipa, come tutti gli enti territoriali, ai bandi del PNRR, quello nazionale, diciamo, quello dedicato a tutti in maniera uniforme, e siamo già in pista sia per gli ecosistemi dell'innovazione, abbiamo presentato quattro progetti con quattro partner scientifici, le università, l'INGV e il Laboratorio Nazionale del Gran Sasso. Siamo in pista per i bandi sull'economia circolare attraverso la nostra società e in accordo con la Regione. Parteciperemo ai bandi dell'edilizia scolastica. E quindi queste, diciamo, sono le opportunità per tutti. Poi noi abbiamo delle opportunità specifiche. Abbiamo il fondo complementare da 1 miliardo e 8 che stiamo programmando in questi giorni a tamburo battente. Facciamo riunioni della cabina di regia praticamente ogni 2 giorni, ogni 3 giorni, e su quello abbiamo ottenuto sia la sede del Servizio Civile Universale, sia la scuola della pubblica amministrazione, che come ricordavi opportunamente tu, vanno ad aggiungersi alla scuola di formazione dei vigili del fuoco. 3 risultati straordinari, credo mai prima d'ora un'amministrazione aveva portato tante risorse, ma soprattutto in termini di prospettiva, di occupazione, di lavoro, di presenza di giovani in questa città. Forse bisogna tornare indietro ai tempi della scuola della Guardia di Finanza a Coppito per avere un'epopea simile. Lo dico non soltanto con l'orgoglio del sindaco di questa città e del capo di questa amministrazione, ma con l'orgoglio di cittadino aquilano che sa che si sta costruendo un futuro per i figli, per i nostri figli, e quindi invertire quella rotta che ha portato le nostre generazioni e le nostre intelligenze migliori a trovare fortuna fuori da questa città e fuori da questo territorio. Ma stiamo programmando anche risorse sulla rigenerazione urbana, sulle strade, sugli impianti sportivi, sui cammini, sugli edifici pubblici. E in più, dicevo, ci sono altre 2 opportunità. Un altro, non dimentichiamoci che ci sono sempre altri fondi Restart. Tra residui e nuova programmazione, 150 milioni di euro per il cratere 2009, e poi ci sarà la grande partita dei fondi della programmazione europea 21-27, che uniti ai fondi dello sviluppo e coesione, che quest'anno, mi diceva il Presidente della Regione, dovrebbero raggiungere la ragguardevole cifra di oltre 1 miliardo, 1,2 miliardi, 1,5 miliardi di euro, si capisce che è una stagione irripetibile. A questa stagione irripetibile si può arrivare in 2 modi: attraverso una programmazione, una strategia, delle idee chiare o attraverso l'improvvisazione. Noi abbiamo seguito la prima strada, non è un caso che tutto ciò che arriva è frutto di idee che sono già sul tavolo. Nessuno ti regala niente con questi soldi, non è un bancomat, non è che uno va e mette la tesserina e preleva. Se non arrivi con delle idee precise, con una struttura amministrativa in grado di rispondere alle sfide e con dei programmi solidi, non si ottengono risorse. E tutte le risorse che stiamo ottenendo, secondo me, segneranno una stagione
d'oro per la città dell'Aquila, di cui vedremo i benefici, io spero il prima possibile, ma sicuramente fra 10 anni le generazioni che vivranno questa città potranno avere un maggiore ottimismo rispetto a quelle che magari ha vissuto la mia generazione. Sindaco, continuando diciamo a parlare di sviluppo del territorio e di progettualità, vorrei far riferimento al fatto che lo stesso territorio ha recentemente assistito a 2 appuntamenti importanti e quindi il rinnovo del Consiglio Provinciale con la conferma del Presidente Angelo Caruso e il rinnovo della direttivo dell'Associazione ANCE, quindi l'Associazione Costruttori con l'elezione di Gianni Frattale, che tra l'altro è stato già Presidente dell'Associazione negli anni del post-sisma. Ecco, l'Aquila e il cratere stanno portando avanti il processo di ricostruzione, un processo che ovviamente andrà ultimato e probabilmente per quest'ultimazione sarà fondamentale anche lavorare in sinergia anche a livello di progettualità con queste due importanti realtà del territorio. Ecco, il 2022, grazie anche a tutte le risorse e bandi che arriveranno, potrà essere un anno importante da questo punto di vista, no? Sì, partiamo dall'ANCE. Con l'ANCE naturalmente c'è una collaborazione, un'attività di stimolo anche che ha fatto l'ANCE in passato, che ci ha portato ad ottenere risultati importanti in ordine alla semplificazione sulle pratiche della ricostruzione, una semplificazione sulle pratiche della ricostruzione pubblica, un'accelerazione sulle liquidazioni dei SAL. Prima dell'avvento della nostra amministrazione, una liquidazione di SAL, magari l'ultimo SAL, ci voleva anche un anno, più di un anno. Noi adesso lo abbiamo abbassato a 20-30 giorni e quindi io ho fatto gli auguri, diciamo personalmente, anche ufficialmente a Gianni Frattale, ma naturalmente mi sono unito ai ringraziamenti anche a Laurini, alla Pacione, che sono imprenditori di chiara fama e dalla tradizione consolidata e porteranno sicuramente il loro valore aggiunto al progresso di questa città. E dall'altro invece c'era la competizione per la provincia, che era una cosa molto più politica. Lì strumentalmente il PD si è saldato ad un civismo di maniera, che non è il civismo quello nobile, che ha una sua collocazione politica, benché non si ritrovi all'interno dei partiti, e quindi funga anche da cuscinetto fra la politica e la società civile. E invece c'era un civismo, diciamo, interessato, che si è saldato con il PD, che l'ha utilizzato come cavallo di Troia, non per la provincia, cioè perché al PD interessava fino a un certo punto questa battaglia, ma per sfruttare la vittoria alle provinciali come cavallo di Troia per poter dire che erano alle porte di Palazzo Bibbioni, come si leggeva in qualche bozza di comunicato stampa, che poi ovviamente non hanno più potuto inviare, e di lanciare l'assalto alla regione Abruzzo. Diciamo, questo attacco è stato rintuzzato. Angelo Caruso è stato rinnovato presidente della provincia, è stato premiato il buon lavoro, la capacità di dialogo, la capacità di collaborazione interistituzionale. Non dimentichiamoci che grazie all'accordo con la provincia ci saranno opere importanti, la variante di Sassa, la rotatoria di Coppito, la strada di collegamento dal nucleo industriale di Monticchio ed altre opere sull'edilizia scolastica. Io credo che sia stato fatto un ottimo lavoro dal delegato, che è anche il vicepresidente della provincia, Vincenzo Calvisi, espressione del territorio aquilano, e che è stato riconfermato come più votato, e credo che, diciamo, il fatto di non aver cambiato cavallo in corsa consenta di riprendere il lavoro esattamente dal punto in cui l'avevamo lasciato, e soprattutto mi si consenta di dire che queste elezioni provinciali hanno ribadito una cosa, che gli amministratori locali e quindi i cittadini non hanno più sensibilità alle sirene di un campanilismo antistorico che non ha motivo di essere e che è stato, diciamo, sconfitto dalla storia e dagli eventi. Quindi ottimo così.
Io, sindaco, mi collego direttamente a questa parentesi politica che abbiamo aperto perché ecco, è inevitabile fare anche una battuta su quelle che saranno le prossime elezioni amministrative dell'Aquila. Ci saranno appunto nella primavera del 2022, quindi lei si sta preparando ad ultimare il suo mandato come primo cittadino dell'Aquila e sta preparando la sua ricandidatura. Ecco, da questo punto di vista, quali sono i punti centrali che caratterizzeranno con ogni probabilità la proposta diciamo nell'ottica della continuità amministrativa, la proposta che appunto lei porterà? Allora, noi abbiamo impresso all'amministrazione, sia alla macchina burocratica, sia alla capacità amministrativa del Comune dell'Aquila, un cambiamento epocale, straordinario, una rigenerazione della macchina comunale. Abbiamo portato a casa strumenti di programmazione fondamentali. Ne cito due su tutti: il piano del commercio e il piano urbano della mobilità sostenibile, per cui andremo in consiglio i primi giorni dell'anno nuovo, che contengono in sé l'idea della città del futuro. Noi in questi giorni firmeremo i contratti per la stabilizzazione di oltre 60 lavoratori della ricostruzione che da 12 anni erano alla ricerca di certezze. Noi abbiamo ottenuto questi fondi di cui parlavamo solo negli ultimi giorni col PNRR, col fondo complementare, più di 120 milioni di euro. Abbiamo avviato i lavori di ricostruzione delle scuole, 9 edifici per 30 milioni di euro. Abbiamo ottenuto riconoscimenti importanti come il patrimonio immateriale dell'umanità UNESCO per la perdonanza celestiniana. Otterremo i soldi per fare sulla perdonanza il museo interattivo e la valorizzazione della Porta Santa. All'Aquila c'è una delle 6 casse delle tecnologie emergenti che sono state finanziate in Italia. L'Aquila è stata riconosciuta unica in Italia col primo bando delle città in trasformazione digitale. Abbiamo ottenuto fondi europei come mai prima d'ora. Abbiamo dato vita a una straordinaria transizione ecologica con l'ammodernamento del parco mezzi di Ama, che era uno dei più vecchi d'Italia e oggi è sotto la media europea. Abbiamo risanato le aziende, abbiamo dato contributi per acquisto di auto elettriche, per acquisto di biciclette elettriche. Abbiamo proceduto progressivamente con la pedonalizzazione del centro storico, seppur diciamo in orari limitati e in periodi limitati. Stanno per partire lavori di realizzazione del collegamento, del riadattamento del collegamento terminal piazza e del nuovo collegamento terminal viale Rendine, quindi l'utilizzo di un polmone importante da 700 posti auto a servizio della città. Abbiamo completato i lavori dell'anello della A24 col miglioramento della viabilità in una zona che scontava problematiche annose ed antiche. Insomma, potrei continuare molto a lungo. Io sono molto orgoglioso di quello che hanno fatto le donne e gli uomini di questa giunta, di questo consiglio, di questa amministrazione, perché anche nei momenti più difficili, anche nei momenti in cui magari il centrodestra ha litigato, non c'è stato mai nessuno che si sia tirato indietro dal portare il proprio contributo alla causa. E anzi, se ci sono stati momenti di frizione, è stato proprio per la vivacità del dibattito sulle cose da fare e mai per mere questioni di gestione del potere o di occupazione di poltrone o di salvaguardia di privilegi di parte, come è accaduto nei anni precedenti a guida centrosinistra. In conclusione, sindaco, mi piacerebbe chiederle un augurio per l'Aquila e gli aquilani, ovviamente per il nuovo anno alle porte. Ma l'augurio è l'augurio di sempre, è l'augurio che ogni aquilano innanzitutto possa vivere serenamente con i propri cari e con la propria famiglia queste feste. L'augurio è che ci siano sempre meno persone sole, persone povere, e quindi il pensiero particolare naturalmente va agli ultimi, ai fragili, a quelli che hanno subito magari i lutti del Covid, quelli che fanno fatica ad arrivare a fine mese, quelli che maggiormente hanno subito la crisi dovuta alla pandemia, perché in fondo
l'obiettivo di tutti questi grandi sforzi non è soltanto rendere bella la città, perché l'Aquila è bella di suo, noi possiamo solamente aiutarla a farlo il più velocemente, a tornare il più velocemente possibile alla bellezza di un tempo. Quello che noi dobbiamo creare è la città delle opportunità, la città del lavoro, la città produttiva, laboriosa, creativa, che noi ricordiamo negli anni passati, recuperare quello spirito vivace, dinamico e di ottimismo che ha caratterizzato importanti stagioni della nostra epoca, e in questo modo, diciamo, creare le condizioni affinché questa ricchezza sia il più possibile diffusa, ripartita, e quindi le fasce deboli siano sempre più, si assottiglino e consentano anche di intervenire dove è necessario che il comune faccia la sua parte in termini di welfare comunale, di welfare comunitario. E noi ringraziamo il sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi. Ovviamente, sindaco, le auguriamo di passare delle buone feste e le auguriamo soprattutto a lei e alla sua famiglia una pronta guarigione. Spero di poter godere di queste meravigliose luminarie di cui tutti parlano, tutti scrivono e che io non ho mai visto di persona. E magari potrà anche tornare presto a lavorare in presenza, perché il lavoro non finisce neanche da casa. Grazie e un saluto grazie a tutti. Grazie a lei, sindaco, e grazie a chi ci ha seguito. Ovviamente auguri di buone feste a tutti.